È un mondo, quello della procreazione assistita, che Viviana De Vita racconta partendo dalla sua esperienza di vita, abbracciando un universo che, da chi insegue il sogno di diventare madre, arriva all'aborto, l'universo dei nascituri, degli embrioni congelati in attesa di vita, che arriva a quelli che non vedranno mai la luce, al centro la donna, le sue scelte, senza trascurare il ruolo delle strutture pubbliche, dei medici obiettori di coscienza. Questo romanzo nasce dal bisogno di mettere nero su bianco quella che è stata un'esperienza personale, il percorso di procreazione medicalmente assistita, un percorso difficile e che coinvolge tantissime donne, ma di cui ancora se ne parla troppo poco. Ancora oggi fare la PMA viene visto come un tabù. Per fortuna a Salerno ora si inizia questo percorso. Prima era quasi sempre un esodo andare alla ricerca della vita, magari fuori d'Italia con tante incognite. Sì, diciamo che sicuramente la normativa in materia ha fatto tanti passi in avanti, però oggi ancora è tanto difficile anche dal punto di vista psicologico. Quando una donna imbocca questo percorso c'è la paura di infilarsi in un tunnel senza uscita, di collezionare una serie infinita di fallimenti e poi c'è il confronto, quello che la vita ti mette davanti ogni giorno. Le tue amiche per cui concepire è un gioco da ragazzi e più sei circondata da persone incinte più tu ti senti una fallita. E diciamo che proprio questo romanzo vuole parlare di diritti, quindi il diritto alla vita, però anche il diritto delle donne, in particolar modo il diritto delle donne di decidere. Infatti in questo romanzo si intreccia anche la vicenda di un'altra protagonista che invece si trova a decidere di interrompere una gravidanza e quindi ecco tutte le implicazioni della legge 194 che ancora da noi non è rispettata al 100% laddove nelle strutture pubbliche molti medici sono obiettori e quindi rendono difficile l'applicazione di una legge che appunto dovrebbe essere garantita. Un romanzo attuale, molto attuale, ci sono altre questioni, torri in affitto e tante altre, insomma, qual è la tua posizione alla fine? La mia posizione è quella appunto di diciamo, riuscire a portare avanti la giustizia dei diritti, cioè laddove c'è il diritto alla vita, sin dal suo primo battito, quindi anche l'embrione. Ecco, che cos'è un embrione? È un ammasso in forme di cellule o è già vita? E quindi il diritto sicuramente alla vita. Mi sono soffermata sull'aspetto etico della procreazione medicalmente assistita, questi embrioni congelati, immersi in congelatore a meno 196 gradi, a cui a volte non è dato né di nascere né di morire, perché in Italia appunto la legge non permette la donazione degli embrioni. Quindi sicuramente appunto il diritto alla vita, però anche il diritto delle donne e quindi di esercitare la loro scelta. E quindi se l'obiezione è un diritto garantito dalla legge, bisognerebbe contemperare anche i diritti delle donne di scegliere.